A Poggi Bozzi un testimonial d'eccezione per il Salvatempo, il nuovo carrello intelligente della Coop. Ladies and gentlemen, quando il supermercato incontra la poesia, Carlo Monni, il poeta! Buongiorno! Ora che sale il giorno ed è subito sera. Per forza verrà anche buio se ti aspetti, eh? Signori, il poeta va in cucina e apre il frigo. Non mi ha lasciato neanche un crackers, quella bastarda. La moglie del poeta non va mai a fare la spesa. Per forza, sta un po' in piedi e parecchio distesa. Carlo, allora, che vogliamo fare? Che si fa? Vai a fare la spesa, cioè, siamo alla coppa. Salvatempo, se la spesa ti fa vedere il momento. Salvatempo, se la porta io mi rompo. Monni, ma Guccini andava dicendo che gli eroi sono giovani e belli. Come funziona allora? Gli eroi sono giovani e belli nella letteratura. Secondo me gli eroi invece sono un po' più bruttini e rognosi. Perché... Infatti tu devo dire assomigli più a Bobo che a Super. Più a Bobo, eh? Sono una via di mezzo tra l'eleganza e il triviale. Senti, allora, come ti ritrovi con questa arma innocua ma efficientissima? Io francamente gliel'ho detto, no? Che gliel'ho detto... Credevo che ci fossero delle complicazioni tecnologiche, siccome io non sono portato per niente alla tecnologia, però questo strumento è estremamente facile, tanto che ho detto che ci arrivo anch'io che non sono neanche troppo lucido, ma è vero. Senti, ma se tu fossi davvero Superman, verresti alla Coppa a fare la spesa? Se fossi Superman, chi lo sa, verrei alla Supercoppa. No, dai. Qui dentro fanno un bel servizio, ci può venire Caio, Sampronio e Tizio. Questa mi piace. Vai un'altra, vai. È un posto antico che pur sempre si rinnova, posti o sì, non se ne rinnova. Sergio, di la verità. Abbiamo capito. Ti sei ispirato a Monni per fare Bobo? C'è qualcosa. Mi manca la barba, però come stazza e come voce soprattutto. Ma era la prima volta quando facemmo il video sempre per la Coop sul controllo dell'alimentazione, allora c'erano dei disegni doppiati in viva voce e la voce era di Monni, insomma, a mio avviso è una delle voci più credibili del mio personaggio e lui. Senti, io devo dire che è talmente poetico Monni che davvero potrebbe sembrare Superman che va a far visita alla Coop, trovi? L'idea è nata lì, questo contrasto fra un personaggio eroe, atletico, bello, forte, eccetera, e la nostra stazza invece fortunatamente più umana, insomma, fortunatamente per noi, non per le nostre mogli che forse preferirebbero cose più alla Superman. Quando nascesti te, nacque un bel fiore, la luna si fermò nel camminare, la luna si fermò nel camminare, le stelle si cangiorno di colore, l'amore come l'ellera, dove si attacca amore, così il mio cuore mi si è attaccato a te.